Savfab. Ciao ragazzi, sono Sav, come va? Beh, devo confessarvi che questa mattina mi sono svegliato un pochino con un cattivo umore in quanto generalmente tengo molto bene sotto controllo il mio canale anche se, come avrete notato, visto i tanti miei impegni di lavoro non carico tantissimi video in questo periodo, anche se vorrei appunto caricarne di più ma a parte questo, a proposito del controllo che faccio sui commenti come la gente si comporta sul canale ecco, oggi vorrei dedicare questo video a una persona veramente fantastica per la quale... Vorrei sottolineare come il mondo sarebbe tanto migliore se fossero tutti come questo mio seguace su YouTube. Il suo nickname è Il Cavaliere Oscuro. Beh, questo ragazzo è stato preso di mira da una persona che ha usato la mia stessa immagine e nickname su YouTube, trattandolo male, dicendogli brutte parole. Ho poi scoperto che questo mio finto alter ego, tra virgolette, ha offeso anche altre persone con brutte parole, anche quasi irripetibili, diciamo. Ecco, forse questa persona, o comunque tutte queste persone che si comportano in questo modo anche tramite internet, non sanno che se minorenni possono andarci di mezzo i genitori, nel caso in cui venga attuata una causa legale o cose di questo genere, se si è maggiorenni, secondo l'articolo 494 del codice penale, l'entrare in possesso illegalmente di dati fotografie o comunque più in generale il furto, chiaramente illegale, questo è ovvio, dell'identità di un'altra persona per poi appunto tramite la sua immagine, nome o nome d'arte o qualsiasi cosa offendere qualcun altro, insomma fare qualsiasi cosa che sia contro la legge o comunque contro la morale e la pubblica decenza utilizzando appunto il nome o le immagini di quest'altra persona è punibile fino a un anno di reclusione. Per chi non conoscesse il termine reclusione significa galera. Ora, io ho preso già i miei provvedimenti contro questa finta persona. Sicuramente ora, tramite questo video, non voglio dire esattamente cosa ho compiuto, cosa ho fatto, ma diciamo che questa persona ora non può comunque più accedere al mio canale in nessun modo. Sono state prese azioni immediate da parte di YouTube, in quanto lo staff ha appunto compreso che... Chiaramente era stata lesa la mia privacy e anche la mia reputazione, in quanto voi sapete molto bene che io sono una persona che cerca di sdrammatizzare, sono burlone, dico, faccio battute anch'io, però mai e poi mai, e comunque me ne prenderei la responsabilità. Offendo direttamente una persona. Io non ho mai detto a una persona idiota o ti ammazzo o cose di questo genere. Sono veramente una persona che può sicuramente scherzare, poi alcuni possono anche magari non apprezzare il mio scherzo. Ma mai offendendo pesantemente una persona. Quindi, chiunque, non solo con me, entra in possesso dell'immagine o dello sforzo altrui tramite appunto il furto dei suoi dati, qualsiasi cosa per utilizzarlo per offendere altre persone, quindi facendo poi ricadere la colpa sulla persona che in questo caso ero io, che non sapevo nulla di questa situazione e ho scoperto tutto tramite il Cavaliere Oscuro, questo mio iscritto su YouTube dovrebbero assolutamente vergognarsi. Ma finiamo invece il video in bellezza. Vorrei salutare alcune delle persone che mi seguono e che mi hanno appunto chiesto di essere salutate. Vorrei fare un saluto caloroso a Riccardo La Camera, Diletta Venturi o Diletta Venturi, perdona la pronuncia, Daniele Armato, Matteo Brignone, Nicolò Conigliaro, Francesco Carra, Francesco Pio Zambardino. Valerio Solina Lollo7048 o Lollo7048 Alex Blaine Amma Knia, Knia spero che sia pronunciato correttamente JD Tube Lorenzo Folin Sofia Paganin Death Note Samsi Samsi però il suo vero nome è Omar come mi ha detto Gabriele Biazzo e Jamer o gamer probabilmente e Tyrex. Molte grazie ragazzi per seguirmi e ringrazio soprattutto le persone come il Cavaliere Oscuro che cercano di mantenere un minimo di decenza e rispetto anche su una piattaforma nella quale purtroppo spesso i diritti vengono lesi. Al prossimo video, ragazzi. Vi voglio bene. Ciao, ciao.